Inizia così la nostra avventura, il nostro viaggio in Kenya, nel cuore del Masai Mara, savana. Ebbene, andrò a caccia fotografica, ben si intende, dei magnifici Big Five. Fra poco vi spiegherò chi sono. Chi sono i Big Five? Sono i tre più grandi erbivori della savana, ovvero elefanti, rinoceronti e bufali, e i due più grandi carnivori e felini della savana, ovvero leoni e leopardi. Per un attimo lasciamo i nostri Big Five, che vi ricordo è la nostra missione principale, e ci dedichiamo un po' agli uomini, ai grandi abitanti di queste terre, ai Masai. Siamo nel villaggio di Gilenia, in compagnia del suo capo villaggio, il suo capo tribù, Mama Nina, e di suo figlio, David, che ci illustreranno appunto quelli che sono i rituali dei Masai. Immedesimiamo nella cultura Masai e proviamo un po' a accendere il fuoco, come facevano i nostri antenati tanti anni fa. Sarà un gesto magari poco elegante, però così mi hanno insegnato. La fotografia nella savana è fatta di tanti attimi e piccoli segreti, il primo dei quali potrebbe essere parlare a sottovoce, stare in silenzio e riuscire a capire quando sia il momento giusto, la pazienza, aspettare, attendere, cogliere l'attimo. Per esempio l'interazione, il gioco che c'è fra la coppia di animali che vedete dietro le mie spalle, i leoni, il primo dei nostri Big Five, papà leone, madre leonessa e due cuccioli. Il gioco, lo scambio di carezze, di effusioni, di attese, ma anche di sesso. L'amplesso fra leone e leonessa, pensate che dura solamente 7 secondi. Questo è il tempo del re della foresta e coglierlo in un solo click è un vero e proprio challenge. Proviamoci. Ed ecco un altro dei Big Five, probabilmente il più grande, in assoluto, il Big Five per eccellenza, l'elefante. Una creatura gigantesca, un pachiderma che pensate può mangiare fino a 18 ore al giorno, quindi non è difficile riuscire a fotografarlo nel momento in cui sta consumando il suo pasto. L'ottica lunga può servire per avvicinare il soggetto, soprattutto per prendere dei dettagli come la proboscide, o come le zanne, oppure riuscire ad avvicinare e contrapporre il muso della madre elefantessa a quello del suo cucciolo. Ma anche
portarci ad un altro avvistamento, il terzo dei nostri Big Five. Parliamo adesso del bufalo, un gigante in apparenza buono ma capace di una carica micidiale. E come si fotografa il bufalo in sicurezza portando a casa lo scatto che vogliamo? So, what's the secret? I mean, to take a great shot, just remain in safety area. So, quindi qual è il segreto, James, per realizzare un grande scatto rimanendo in area di sicurezza e avendo dei bufali appunto alle spalle? Yeah. Quello con l'arro di una, quello che uccidi, quello che è, che bunghe con la voglia, che taglia in bicchiere, dai, ma che rubo con l'arro, ma che credo per una cosa, ma che credo, sai dire, non vai. Questa idea. È un altro dei Big Five, sicuramente il più difficile da avvistare. Ancora per il leopardo, perché ce ne sono rimasti solamente due. Stiamo parlando di un esemplare rarissimo di rinoceronte bianco del sud. L'ultimo del nord è morto qualche mese fa. Questo è uno dei due ancora in vita del Masai Mara. Quindi rarissimo da avvistare, difficilissimo da fotografare. Perché per ottenere uno scatto di grande effetto bisogna tenere una prospettiva molto bassa come questa. È qui che viene fuori la fotografia di azione, bisogna stare anche molto attenti perché è un animale dalla facile carica. Un 125esimo come tempo di scatto, F8 e 200 ISO. Questo è il nostro modo di azione. Vediamo di riuscirci. Ce l'abbiamo fatta, l'ultimo di Big Five, è lì, il leopardo, guardate, guardate che bello!